Carissimi telespettatori, ben ritrovati per questa nuova stagione di Casa Chalet. Abbiamo inaugurato con questo bellissimo argomento di Carmine, ma adesso proviamo un po' a stare sulla nostra città, su quello che è accaduto in questo periodo e ogni giorno, noi siamo qui con il nostro direttore Giovanni Russo, proveremo a raccontare sempre di più non solo la nostra città, ma questo territorio di Napoli Nord. Buongiorno direttore. Buongiorno, benvenuti a tutti, siamo veramente contenti di far ripartire Casa Chalet, un programma che ha avuto un grandissimo successo l'anno passato, anche nella sua versione estiva con il salotto che abbiamo realizzato grazie agli amici della K-Beach a Licola. Siamo qui per accendere una finestra su questo territorio, perché noi siamo convinti che quando delle cose si parla, le cose sicuramente possono andare meglio. E che una delle luci più importanti presenti sul nostro territorio è proprio TG Club, che va in onda tutti i giorni, due edizioni, una a mezzogiorno e una a sera. Per noi dallo studio c'è Maria Rosaria. Maria Rosaria, buongiorno, che ci racconti? Buongiorno Don Francesco, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Casa Chalet. Come sempre siamo al lavoro per il TG delle 13.45 e oggi parleremo della stesa che c'è stata a Napoli. Sono stati ritrovati numerosi colpi esplosi in pieno centro e poi parleremo dell'incendio che c'è stato qualche sera fa ad un furgoncino che trasportava disabili a Giugliano e poi l'aggressione ad un uomo sempre in centro a Giugliano. Parleremo poi di scuole perché è stata pubblicata un elenco delle scuole che non sono a norma contro il terremoto e tra queste ci sono anche tantissime scuole dell'area nord e di Giugliano. E poi Marano con la politica, le elezioni, c'è un nuovo candidato sindaco che ha ufficializzato la sua corsa. E poi parlando ancora di scuole, questo è il periodo di acquisto dei libri per il nuovo anno che è iniziato o sta per iniziare. Abbiamo provato a capire un po' con i genitori quanto si spende appunto per l'acquisto dei libri e infine come sempre la pagina sportiva, dunque l'appuntamento alle 13.45 con il TG Club. A te. Bene Maria Rosaria, grazie, vi seguiremo subito dopo Casa Chalet con i nostri telespettatori per seguire un TG questa mattina ricchissimo di notizie. Allora direttore, quest'anno proviamo a dare a questa parte di Casa Chalet un movimento, no? Tratteremo un argomento particolare con un focus particolare, però alla spicciolata, no? Diciamo così, proveremo anche a raccontare un po' cosa sta accadendo a Giugliano e sicuramente stamattina io ho provato, no? Mentre venivo da casa qui allo chalet mi sono fatto il mio solito giro, intoppo di strada chiusa qua, intoppo di strada chiusa di là, qualcuno che ormai è diventata per Giugliano l'unica, diciamo così, l'unica via, l'unica strada che è una vera isola pedonale, no? Che è via Mattia Coppola, no? Adesso mentre io e te parleremo un po' di questo, io stamattina sono andato a Santa Caterina, i lavori per carità seguono, ma direttore sono dei lavori a rilento e sembra che adesso che riprenderà la scuola, ho parlato anche con qualche commerciante, in quella zona la gente inizia veramente ad essere stanca. Ma qua uniamo vari temi, Don, uniamo vari temi che dovremmo affrontare tutti in una discussione lunga e complessa, ma che però possiamo elencare in questo modo. Il primo grande tema enorme è stato quello dei tagli agli enti locali. Tutti i governi che si sono succeduti, tra quelli di destra, di sinistra, centrodestra, centrosinistra, gialli, verdi, rossi, arancioni, hanno tagliato fondi ai comuni. Questo significa che togliere fondi ai comuni significa togliere fondi per quelle che sono le esigenze primarie della popolazione e in particolare delle strade. Noi infatti ci troviamo spesso e volentieri nei nostri comuni strade rotte, strade che non sono gestite bene, strade sporche e questo è frutto anche e soprattutto della mancanza di fondi e poi alle volte anche della mala politica o del fatto che si spendono i soldi in maniera sbagliata. Ti faccio un esempio molto banale. Un po' di tempo fa, parliamo ormai di quasi 10 anni fa, fu rifatta una strada a te molto cara, via Osi del Sacro Cuore. Via Osi del Sacro Cuore, se non fosse per alcuni attraversamenti fatti da, purtroppo come spesso accade, da alcune società che dovevano installare delle tubazioni, è una strada che dopo 10 anni è pressoché intatta. Perché così? Perché su quella strada si investì un bel po' di denaro, mi ricordo che all'epoca era l'amministrazione Taglialatela, fu fatto un asfalto drenante, lo fu fatto in un determinato modo e oggi quella strada è una, ancora oggi, dopo 10 anni, delle migliori strade cittadine. Guarda, anche la strada dove vivo io, che è una di quelle che va, no, su via Osi del Sacro Cuore,
cuore, che via San Luigi è una strada che anche quando piove tanto noi non ci allaghiamo quasi mai. Poi c'è un altro tema, quello di via Santa Caterina, dove ci sono state delle polemiche giuste da parte dei residenti, perché hanno avuto sulle proprie spalle dei problemi enormi, perché arrivare in estate ad essere tappati in casa con una puzza del genere è assurdo. Però quella è un'altra tematica che si innesta su un tema enorme, che è quello dello scempio del territorio. Purtroppo per troppi anni, soprattutto qui al sud, e ne parliamo anche al nostro TG con la questione dell'impatto sismico sulle nostre scuole, si dice campa cavallo che l'erba cresce. E così è stato fatto in tante situazioni della nostra città. Cioè si è fatta quella strada in maniera che forse non era del tutto appropriata, e dopodiché poi non si è posto il problema finché questo problema non scoppiava. A me sembra molto, ma fortunatamente a Giuliano ci è andata molto meglio, la vicenda tragedia del ponte Morandi. Infatti, perché quella vicenda è emblematica del fatto che qualcuno sapeva, ed è assurdo, assurdo forse un aggettivo troppo gentile, è vergognoso che nessuno sia intervenuto per tempo a dire: ragazzi, questo ponte va chiuso. Il tema a volte è perché Santa Caterina è molto vicina come voglio dire vicenda, perché quella notte lì non c'era nessuno che passava con la macchina, ma poteva succedere qualcosa di molto molto brutto anche in quella, anche zona. In quella zona. Vico di Miciano, Flash, Vico di Miciano, sì, Vico di Miciano, noi lo chiamiamo Vico così a Giuliano, che sarebbe via Mattia Coppola. Là diciamo ci troviamo in un'altra classe di assurdità, con un comune che difficilmente riesce a intervenire perché comunque è una proprietà privata. Proprio le immagini, nessuno ci passa più, c'è questo piccolo rudere ormai. Lì, no? da quello che so io, da quella che è la mia informazione, è una diciamo situazione che dipende da un privato. Logicamente il comune potrebbe intervenire mettendolo in mora, però diciamo con una procedura che purtroppo burocraticamente è abbastanza lunga. Fatto sta che la situazione però non può più andare avanti così, perché comunque voglio dire, cioè, anche lì che aspettiamo che quel palazzo cada, diciamo, mentre qualcuno voglio dire vi passa a piedi. È assurdo che quella strada, che comunque è una strada di Giuliano, resti in quello stato. Poi che i vicoli di Giuliano li lascino pedonali, a noi non può far altro che piacere, perché no, voglio dire i vicoli di Giuliano potrebbero rivivere un'altra vita avendo voglio dire una loro vocazione pedonale rispetto a essere dei piccoli ingorghi di traffico. Direttore, il tema è che a volte veramente poi rimaniamo diciamo così prigionieri di qualcosa, di qualcuno. Questo è il secondo tema che tratteremo anche velocemente, perché lo tratteremo anche nei giorni prossimi, perché questa non è una vicenda che si apre e si chiude stamattina, è quella delle ecoballe, no? Nicola Palma ha iniziato, cioè, del Movimento 5 Stelle, ha fatto questa interpellanza al sindaco di fare un consiglio comunale sul tema. Giovedì fanno il consiglio comunale, giovedì si apre mattina di nuovo questa discussione. Poi Carlea, che è della maggioranza, anche lui un po', no? Vede non di buon occhio l'installazione di nuovi centri di smaltimento, addirittura ha chiamato in campo Micillo, che è sottosegretario proprio. Ma la vicenda, io ho dedicato un lungo posto a questa vicenda, tra l'altro diciamo tra stasera e domani dovremmo avere notizie più chiare, perché finalmente dovrebbe scadere diciamo la gara e dovremmo capire anche chi si presenta e in particolare che vuole fare, perché c'è un progetto preliminare, ma fondamentalmente finché non ci sarà un'aggiudicazione non abbiamo ben in mente di che cosa si tratta. La vicenda è una vicenda che imbarazza un po' tutta la politica, imbarazza l'amministrazione, perché fondamentalmente nessuno vuole un nuovo impianto sul territorio di Giuliano, e che questo impianto sia diciamo o meno diciamo un impianto che produca inquinamento. Da quello che è stato scritto anche nelle carte che ha pubblicato il consigliere Palma e la conferenza dei servizi, il sindaco ha chiesto che non sia un impianto dove si bruci nulla. Cioè il fatto che non bruci nulla ci fa pensare che è un impianto che non, diciamo, di fatto non può inquinare almeno l'aria. Dopodiché voglio dire c'è anche nella maggioranza qualche malumore, e la posizione di Carlea ne è voglio dire una chiara circostanza. Il PD si trova in una situazione di imbarazzo, perché da un lato non lo vuole, quelli di Giuliano non lo vorrebbero, ma dall'altro voglio dire questo è un piano regionale di De Luca, che non è solo De Luca, che spesso e volentieri il PD di Giuliano ha attaccato, ma che è tutto il consiglio regionale, e i componenti del PD di Giuliano sono tutti legati a doppio filo con dei consigli regionali, perciò potrebbero chiedere a questi consiglieri regionali di intervenire. La stessa cosa è quella che un po' Carlea ha detto, ma che io dicevo anche in questo post, nel Movimento 5 Stelle. No? Adesso voglio dire, è giusto che il Movimento 5 Stelle prenda una posizione in tal senso, però è anche giusto che ci faccia capire, visto che il ministro dell'ambiente è un campano, il sottosegretario all'ambiente è un giulianese, loro che ne pensano di questo impianto. Non è che
possono fare rivoluzionari a Giugliano e invece diciamo, vogliono il, come dire, i pacifisti a Roma dicendo che questa è una competenza solo della regione. E infine poi c'è il centrodestra che oggi alza barricate contro l'inceneritore, contro questo impianto, e ieri invece voglio dire era contenta che a Giugliano si facesse un inceneritore. Cioè, diciamo, una situazione molto paradossale e dove tutti hanno una bella contraddizione. La contraddizione della nostra politica, è vero direttore, come dicevo, noi su questi argomenti ritorneremo, accendiamo ogni giorno proprio una piccola luce, però in qualche volta poi ci andremo molto più forti con i riflettori. Sì, ma no, in conclusione dovrebbero tutti spiegare, uno, quali sono la posizione chiara su questo tema, due, una volta spiegata la posizione dovrebbero anche dire come le vogliono togliere quelle balle da là e con quali soldi e con quali investimenti, che ricordiamo che oggi quelle balle, diciamo, si parla di quelle balle perché c'è stato, voglio dire, qualcuno che ci ha messo i soldi per poterle eliminare, e tre, dovrebbero essere tutti un po' più chiari, però in politica poi, molto spesso solito, diciamo si pensa così, molto più alla campagna elettorale che a quelle che è la risoluzione e poi, vera dei problemi. Solito, non mandarci a comprare il sale, dire cose più chiare, perché quando si parla poi, di secondo me, balle, io non ti voglio diciamo, togliere la parola, però secondo me questa vicenda, diciamo, anche nel Movimento 5 Stelle inizia a nascere correnti e correntine, perché io penso che qualcuno a Giugliano alzi il tiro sulla questione un inceneritore per mettere anche un po' in difficoltà Salvio, che logicamente dico Salvio, ma che se l'onorevole Micillo sottosegretario all'ambiente, perché Salvio in questo momento ha grandissime responsabilità e logicamente non può fare dichiarazione post come se fosse acqua fresca, ma prima però di dire una cosa ci deve pensare, e qualcuno forse nel movimento lo vuole mettere un po' in difficoltà perché comunque, diciamo, anche nel movimento c'è un attrito tra chi pensa una cosa e chi ne pensa un'altra, tra chi sta con Figo e chi sta con Di Maio. Cioè, è anche vero però che mo, al di là di Salvatore, qualcun altro, un sottosegretario, un segretario per l'ambiente, a queste domande devono iniziare a dare una risposta, no? Questo è poco ma sicuro. O sia di qualcun altro. Adesso andiamo invece sull'argomento, quello più importante, no? Da questa mattina, diciamo, Delise non è più il nostro capitano dei carabinieri, e questo un po' dispiace a tutti, perché sono stati 3 anni di storia nella quale, no, lui è riuscito ad entrare veramente, non soltanto come capitano all'interno del nostro tessuto cittadino, ma proprio, lo diceva anche l'altro giorno, no, come una persona voluta bene. Sono state tantissime, no, le persone che gli hanno dimostrato stima, dalle persone, diciamo così, con incarichi più importanti fino alla gente più semplice che, come diceva lui, in questi giorni lo incontravano per strada per stringergli la mano e per salutarli. Direttore, noi abbiamo fatto una cosa molto carina, innanzitutto lui ha fatto questa bellissima festa a Varcatoro venerdì, dove ha voluto salutare un po' la città, e lì ha detto cose belle, qualcuno dice pesanti, io le ho reputate soltanto belle, no, mi permetto di poi dire, ne parliamo, poi ne parliamo insieme, poi ne parliamo insieme. E dall'altra parte però noi abbiamo voluto fare un dono, no? Un dono di quelli che sono stati dei momenti particolari e significativi della sua vita qui a Giugliano. Adesso quel video ce l'abbiamo, dura qualche minuto, no? Ma io direi ai nostri telespettatori di guardarselo tutto. È il nostro modo ancora questa mattina, da Teleclub Italia, a nome di tutto Teleclub Italia, per dire grazie al nostro comandante dei carabinieri. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there. Right next to you, and it's hard, the day just seems so dark. Tu sei di Giugliano, sai che cos'è la camorra? No. Bene, dire un ragazzo di Giugliano che non sa che cos'è la camorra è una sconfitta per tutti. This emptiness, this hole that I'm inside, these tears, they tell their own story. Told me not to cry. La persona che sta di fronte a me, che io so che ha ricevuto le richieste estorsive dal gruppo delle palazzine, se ne esce dal mio ufficio dicendo che non è vero. Can I lay by your side next to you? Non ha senso dire fin quando si ammazzano tra di loro va bene, no. Perché anche quello è una sconfitta. Perché anche un ragazzo camorrista ha bisogno del mio aiuto, ha bisogno dell'aiuto di tutti. In questo territorio dell'area nord di Napoli sono presenti 13 clan, ma non c'è un'associazione anti-racket. E quando passeggi e magari senti le persone che dietro dicono non se ne può più, no? E tu pensi in cuor tuo, non rispondi istituzionalmente, ma vorresti dire Giugliano svegliati. Perché essere per bene non significa non essere camorristi, ma significa osteggiare la camorra, perché in questo modo possiamo rendere con una parola sola finalmente questa città libera.
commercianti o gli imprenditori giulianesi che ancora vengono vessati, e sottolineo dirlo, ancora vengono vessati dalla criminalità organizzata. Io dagli stessi imprenditori che quando seduti di fronte a me hanno negato il pizzo ho avuto un sacco di complimenti, ma di quei complimenti mi spiace, non me ne faccio nulla. Quindi facciamoli uscire fuori. Facciamoli uscire fuori significa che li dobbiamo mandare in galera. E in un modo solo si può fare, avendo fiducia di chi in questo momento e di chi rappresenta le istituzioni in questo territorio, perché una mano veramente ve la vuole dare e ve la può dare. Io anche di notte, se qualcuno di voi, e ho dato a tutti gli imprenditori che ho chiamato io nel mio ufficio, il mio bigliettino da visita, possono chiamarmi anche nottetempo. Aiutiamo colui il quale ha avuto il coraggio di denunciare. Dobbiamo avere più coraggio. Perché la camorra non si combatte solo con le pistole, ma si combatte con la cultura. La cultura significa ripudiare la camorra, significa non girarsi dall'altra parte. E un altro motivo importante è che una missione mia è quella di entrare nel cuore della gente. Il capitano Antonio De Vise. Sentirsi, diciamo, propri i problemi di un territorio e portarseli dentro, a volte si è meno affettuosi verso chi sta a fianco. Però se il motivo è questo, allora non sono il personaggio dell'anno, ma significa semplicemente essere un carabiniere, e in particolare il vostro carabiniere. Viva l'arma dei carabinieri, viva Giuliano. Grazie. Grazie capitano. La stessa commozione che abbiamo visto in questo video negli occhi del capitano quando ha ritirato i nostri premi è la stessa commozione che abbiamo ritrovato l'altro giorno quando lui ha fatto sto saluto finale che, come dicevo direttore, è stato un bellissimo saluto. Ancora una volta ha lasciato qualcosa, delle parole importanti per la città, per tutta la città, a partire dal, diciamo così, da chi la governa, a partire dalla popolazione, per parlare dei camorristi e anche della Chiesa. Io penso che, come spesso accade quando Antonio De Lise parla, sprona le coscienze. Tu stamattina mi dicevi, anche io domenica in chiesa ho parlato di camorra, anche io quando venerdì sera me ne sono andato dal Lido Varcadoro ho pensato che comunque dobbiamo sempre fare di più per combattere questo tema. Perché è importante che ci sia sempre qualcuno che tiene alta l'attenzione sul fatto che a Giuliano c'è la camorra, che la camorra è la principale responsabile del fatto che noi viviamo male, è la principale responsabile del fatto che noi ci ammaliamo di tumore, è la principale responsabile del fatto che in questo posto non c'è lavoro, non c'è sviluppo, perché la presenza della camorra ha sempre allontanato gli investimenti. Abbiamo parlato di Diego Balle prima, chissà quanto la camorra, no, in tutto ciò, no, negli anni ci sono delle indagini avuto, chiare, in particolare certo, quelle riguardanti il territorio di Villa Literno, dove i casalesi facevano affari, ma sono gli stessi pentiti, diciamo, dei clan ad aver rivelato che nel triangolo della morte, voglio dire, chi ha capito bene l'affare rifiuti erano appunto le famiglie criminali e camorristiche, che mentre mandavano i loro figli a fare la bella vita in qualche parte del mondo, a studiare nelle migliori scuole, i nostri invece dovevano stare qua a respirare i veleni che loro avevano piantato. Però il tema vero, e poi possiamo andare anche, diciamo, sulla questione della Chiesa, perché, diciamo, sulla Chiesa lui ha espresso delle parole forti, non ha detto è impossibile che una chiesa come quella di San Nicola, ricordiamolo, nessuno abbia mai detto ai fedeli guardate che dietro di voi ci sta una guerra di camorra e voi dovete andare a denunciare questa gente quando fanno le riunioni. Logicamente io, diciamo, ho sempre avuto un'opinione che ognuno di noi ha un ruolo e una parte e non possiamo
chiedere sempre alle persone, diciamo, di supplire a quella che dovrebbe essere la parte che dovrebbe fare l'altro. A volte anche inventarsi un po' eroe, perché qua poi la paura c'è, no? Quella che poi ci sono delle ritorsioni importanti, ma più che ritorsioni vita. Voglio dire anche, diciamo, ognuno affronta determinate cose come meglio crede, ed è giusto che poi ognuno diciamo dica quello che pensa e lo faccia, diciamo, gridandolo in maniera così forte. Però io penso che, diciamo, l'esempio di Antonio De Lise è un esempio che ci deve far riflettere su una cosa, che ognuno di noi, che può essere il capitano dei Carabinieri, che può essere il giornalista direttore delle Club Italia, che può essere il parroco della chiesa di San Pio X, nel suo piccolo o nel suo grande può fare qualche cosa, e non solo, diciamo, riguardo, diciamo, alla lotta alla criminalità organizzata, ma può cambiare le cose. Noi viviamo in un'epoca in cui tutti, diciamo, parlano di cambiamento, ma nella quale c'è la più grande rassegnazione al fatto che le cose non possano mai cambiare. E invece Antonio De Lise, diciamo, col suo modo di fare, col suo modo di indossare quella divisa, ha cambiato le cose, ha cambiato la percezione della criminalità sul territorio, ha cambiato la percezione delle forze dell'ordine sul territorio. E questo è il suo più grande merito, oltre agli arresti, oltre all'ottimo lavoro che ha fatto, diciamo, come carabinieri in senso stretto, ma il suo, diciamo, grande merito è quello di aver dato a tutti quanti noi l'idea che se ognuno di noi fa il proprio lavoro con il cuore, più che con la testa, ma fortemente con il cuore, qualcosa può cambiare. Io, diciamo, questo è, quando me ne sono andato a casa venerdì, a questo pensavo, cioè al fatto che ognuno di noi ha un compito, e quel compito, che sia stare dietro la telecamera come adesso sta facendo Pasquale, farsi selfie come adesso sta facendo Carmen, ma lo può fare, no, non scherzo, anche farsi selfie può essere un modo per raccontare qualcosa di importante. Perché non scherzo? Perché c'è stato un selfie a Giuliano che ha fatto più di 500 mi piace e centinaia di condivisioni, ed è stato preso da tantissime testate giornalistiche a livello nazionale, perché un ragazzo di Giuliano, un nostro amico Francesco Pianese, ha perso il portafoglio, un irregolare clandestino non solo si è preso la briga di raccoglierlo da terra, non solo si è preso la briga di non prendersi neanche un euro dall'addito, ma si è preso pure la briga di farsi una piccola indagine, vedere, voglio dire, qual era il bigliettino da visita della persona, perché ce n'erano, diciamo, più di uno, l'ha chiamata e gliel'ha restituito. Perciò, e il selfie di Francesco ha raccontato questa cosa positiva, forse diciamo, potrebbe essere stata lasciata sotto traccia in un racconto oggi che si fa del diverso, che è sempre il nostro nemico. Diciamo che poi a me quello che ha colpito molto, anche di quello che ha detto il capitano De Lise l'altro giorno, è che le sue non erano parole, lui ha raccontato precisamente quello che fa, lui l'ha tenuto pure a dire, no? Dice, a volte non è che noi siamo le nostre parole, noi siamo quello che facciamo, e fondamentalmente anche nel video che abbiamo preparato nostro, io quando l'ho visto che o si affacciava dalla casa di uno nelle palazzine, o piuttosto che alzava lo sguardo, no, per guardare un balcone, o piuttosto quando lui a un certo punto ha detto che il suo rammarico più grande, no, che si porta dentro del suo essere stato capitano a Giuliano, e quando è morto sto ragazzo, un ragazzo che, insomma, non è che era uno stinco di santo, però lui ha detto: piango quel ragazzo perché tutti quanti forse avremmo potuto evitare non solo che lo uccidessero, ma magari pure che non andasse avanti in quella che era un'escalation nella vita della malavita. E sono state parole importanti, cioè io una compassione grande nei confronti di questo ragazzo che è morto. Al 100%, perché un ragazzo di 20 anni, ma pure una persona di 50, questo, vabbè, lo dovresti insegnare voi a noi, no? Perché questo penso che sia il principio cardine della dottrina di Gesù, può essere sempre perdonato. Io fui molto attaccato perché scrissi un post in cui facevo gli auguri di guarigione a quello che è definito Paparella Junior, no? Che i magistrati e gli inquirenti ritengono, voglio dire, essere l'apice di questa organizzazione criminale cosiddetta gli scissionisti delle palazzine. Quando lui fu sparato e andò, diciamo, in ospedale, io gli feci in bocca al lupo e spero che, diciamo, questa persona possa guarire e possa capire che quello che fa è tutto sbagliato e possa cambiare in meglio. Ma anche perché anche fondamentalmente molto spesso questi ragazzi sono anche ragazzi, voglio dire, brillanti, non sono degli stupidi, anzi, e potrebbero fare delle cose molto buone per questo territorio, quando invece, voglio dire, si autocondannano loro, i loro familiari e i loro affini a una vita che sì, forse può portare un'ebbrezza del potere, ma che alla fine è più vuota di qualsiasi altra cosa. Ma di per sé anche il capitano dei Carabinieri l'altro giorno diceva proprio questo: noi non possiamo godere quando, diciamo, no, almeno si uccidono tra di loro. No, dice, questo è un atteggiamento indubbiamente sbagliato. Ma adesso facciamo una cosa, andiamo a vedere un servizio che l'altro giorno ha preparato per il TG Club Cristina Liguori, e lì ci viene raccontato un po' che cosa è stato il saluto di De Lise venerdì sera alla città di Giuliano. Eppure alla Camorra. Eppure alla Camorra.
saluta la città di Giugliano, l'oramai maggiore Antonio De Lise. Da lunedì sarà operativo il capitano Andrea Corazza, che prenderà il comando della compagnia di Giugliano. All'ufficiale il primo cittadino ha consegnato le chiavi della città durante la festa di commiato. Di poter dire a nome di tutta la città che è un onore poterle consegnare le chiavi della città di Giugliano. Il capitano, in un lungo discorso, ha ringraziato i suoi uomini e la sua grande squadra. Ha parlato di Giugliano, dei cittadini, dei che vogliono liberarsi della camorra. Poi un messaggio finale forte. E poi gli voglio anche dire alla camorra che non sentirti così forte, perché la città ti ha quasi tradito. La città parla col capitano dei carabinieri, c'è qualcosa che non va. Forse è arrivata l'ora che prendi le borse e te ne vai. E lo so che molti pensano, ma se se ne va la camorra da Giugliano viene colata secondo gli anni, voi li trattate allo stesso modo, perché è quello che meritano. Signori, se a Giugliano si mettono insieme quattro imprenditori edili, o piuttosto che due che hanno qualche centro scommesse, la camorra è finita, a parte che hanno paura tremendamente di voi, perché sanno che non è più aria. Allora mandiamoli a casa, perché noi abbiamo deciso qualche anno fa che l'Italia doveva essere una repubblica, non una dittatura. Ecco, poi lui ha parlato di una vocazione, ci faccio il carabiniere per vocazione, che anche questo è un tema, forse quello che dicevi anche tu direttore, che ognuno di noi nella sua vita, con il suo proprio, fa la differenza tutti i giorni, no? No, ma lui diciamo, ha detto tante cose. Io diciamo, penso che quel discorso, spero che nel brevissimo tempo noi riusciremo a farlo vedere in integrale ai nostri telespettatori e a mandarlo più volte in onda. C'era gente che piangeva, dobbiamo raccontare un attimo diciamo, anche il contorno, perché le parole del capitano De Lise sono state molto molto toccanti. La parte forse più bella è stata proprio quando lui ha ammesso anche i suoi errori, ha parlato di quando lui ha pianto perché c'era stato l'arresto di alcuni carabinieri della compagnia di Giugliano, ha raccontato il suo rapporto con questo territorio. Ma la cosa più bella che io penso lui abbia detto è quando ha parlato della camorra, ha detto non ci vuole molto abbattere la camorra, bastano quattro imprenditori edili che si mettono d'accordo, due che hanno dei centri scommessi, cioè, potere economico, no? Ha fatto capire chiaramente che diciamo, la camorra in questo momento a Giugliano è quanto mai debole. E ha detto anche un'altra cosa che tutti dicono, diciamo sottovoce, nessuno ha il coraggio di gridare apertamente, che i giuglianesi hanno paura del fatto che se ne va la camorra di Giugliano arriva quella di Secondigliano. E lui ha detto in maniera molto chiara, come diciamo, avete fatto fallire quella di Giugliano, potete far fallire anche quella di Secondigliano se lavorate a braccetto con le forze dell'ordine. Io sono convinto che diciamo, il capitano De Lise ha avuto un ruolo importante, anche diciamo, un po' come in quell'episodio di Batman in cui fondamentalmente il procuratore della città viene a Batman, lo fa, si prende tutte le colpe e lo fa diventare simbolo del bene, no? E diventa perciò un simbolo per far rinascere Gotham City, no? Giugliano è un po' la nostra Gotham City e fondamentalmente diciamo, noi abbiamo avuto in questi tre anni un simbolo positivo, però non dobbiamo dimenticarci che carabinieri, polizia fanno il loro lavoro in maniera eccezionale tutti i giorni. C'è chi diciamo, non ama e forse non capisce neanche l'importanza della comunicazione. Antonio De Lise ha capito l'importanza della comunicazione e ha dato un qualcosa in più al suo lavoro. Ma noi dobbiamo avere la certezza che c'è tantissima gente che lavora e che continuerà a lavorare per questo territorio. Ma una delle immagini più belle anche di venerdì sera è stata quando lui ha chiamato attorno a sé tutti i ragazzi della compagnia che lavorano con lui, quelli che stanno in uffici, quelli che tutti i giorni incontriamo su strada. Abbiamo visto alcuni ragazzi, alcune persone più adulte, ha parlato delle famiglie, del sacrificio delle famiglie di questi carabinieri, delle loro spose, no? Dei loro figli che molto spesso devono rinunciare anche ad una presenza del papà che va a rischiare, non ce lo dobbiamo dimenticare mai, molto spesso si rischia
rischia la vita, e diciamo a volte anche per uno stipendio, no? Che non è tanto per dire per uno stipendio altissimo, no? Ma si fa anche in quel caso, penso, con tanta coscienza civica, cioè sapendo che sia al servizio dello Stato e del cittadino. E anche questa è stata una bellissima immagine quella sera, no? Vedere questi ragazzi che non vediamo se non con l'uniforme, diciamo, è quasi come un ostacolo, che, no? Quando li incontriamo per strada. L'immagine più bella, diciamo, per me è stata questa, ma è stata anche soprattutto, diciamo, quando il sindaco di Giugliano, sotto, voglio dire, auspicio del gruppo Giuglianesi Orgogliosi, che salutiamo, che ci seguono sempre, il loro amministratore per tutti, Francesco, ha consegnato le chiavi della città. Perché io penso che, diciamo, Antonio De Lisi ha avuto tutti i meriti per essere, voglio dire, un cittadino di questa città e per meritarsi le chiavi di questa città. Poi c'è l'immagine che dici tu, perché ti ho citato però prima quella delle chiavi della città? Perché penso che la politica di questo territorio dovrebbe unirsi in maniera molto molto forte e molto molto coesa per chiedere con grande insistenza che tutte le forze dell'ordine, da, diciamo, quella più vicina al cittadino, ovvero la municipale, per finire alla polizia, per arrivare logicamente ai carabinieri, possano avere su questo territorio un incremento di risorse importanti. Noi abbiamo un territorio, bravo, che ancora deve essere diviso in due tra polizia e carabinieri, per chi deve fare il turno sulla fascia costiera e chi lo deve fare al centro. Abbiamo una polizia municipale che non ha, diciamo, un mezzo 4x4 per andare a contrastare i roghi tossici che avvengono nelle nostre campagne, o perlomeno per andarli a segnalare e posizionare quelle che sono le macchine fotografiche spia di cui sono dotate. Non abbiamo, diciamo, una città come Giugliano, che noi lo dimentichiamo, ma noi lo dovremmo dire tutti i giorni a voce alta, è la più grande città italiana non capoluogo di provincia. Noi abbiamo ancora una compagnia dei carabinieri, che è stata in parte anche smembrata, io non ero per nulla d'accordo, ma che comunque, voglio dire, una compagnia, cioè città della nostra grandezza, città dei nostri piccoli, problemi, anche più piccoli, città della metà di Giugliano hanno questure, hanno procure, diciamo, vere e proprie in campo, forze delle dell'ordine forze incredibili, e noi non li abbiamo. Allora, per fare un plauso ad Antonio De Lisi e per fare un plauso agli uomini della compagnia di Giugliano, io penso che la politica, la prima cosa che debba fare adesso è fare la voce grossa, diciamo, con il governo di qualsiasi colore esso sia, e dire: bene, questo territorio non può ancora rimanere, diciamo, ancorato ai mezzi che gli furono dati 20 anni fa, quando eravamo la metà della metà, con problemi molto minori. È davvero, diciamo, una cosa questa che dovrebbe essere una delle prime battaglie da fare tutti quanti insieme. Ecco, allora, il direttore ci ha dato un argomento che sicuramente dovremmo ancora trattare, questo qua di capire in che modo questa città va governata, in che modo questa città va anche sostenuta, no? Nella lotta non solo alla camorra, ma ai tanti problemi che noi viviamo. Direttore, io ti ringrazio per aver voluto cominciare con me questa inizio di Casa Chalet di questo nuovo anno. Noi andiamo un attimino in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con Carmen per i saluti finali. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. There's a shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Carmen Zita, si va a pranzo? Ma sei a dieta ancora? Ma perché no, sei sempre a dieta adesso? Di nuovo. Perché devi dire? Non ti preoccupare, fammi fare queste per donne, favore. Queste donne intanto. Hai visto il selfie che ho fatto prima? Ah, quello là che ha detto Giovanni. Bello. Ecco, sempre belli. I tuoi selfie sono sempre belli. Che vorrei bello dire una cosa ai nostri telespettatori: se volete segnalarci qualche notizia, ecco, qualche cosa, o scrivete sulla pagina di Teleclub Italia, o anche privatamente, esatto, sulla mia pagina Facebook, nella posta privata, mi scrivete di quello di cui volete parlare, qualcosa che ci volete segnalare, e noi proveremo a raccontarlo. Assolutamente. Lo stesso dicasi anche nel mio caso, e vi ricordo che noi domani siamo nuovamente in diretta alle 12.30 e questa sera in replica alle 20.30, sempre su Teleclub Italia, canale 98, e poi potete seguire la nostra diretta anche sulla pagina Facebook Teleclub Italia, cliccate mi piace se non l'avete ancora già fatto, e poi sul sito www.teleclubitalia.it. Adesso io ho famissima, tu hai famissima, e che sia pranzo, che sia cena, che sia pasta o couscous o qualche botto, buon appetito, buona giornata a tutti. Now baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. No care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I
I'll have to